Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video. Oggi ti insegnerò l'automassaggio plantare con la pallina da tennis. Quello che ti serve è solo questa pallina, che può essere dura, quindi un po' ostica da utilizzare sotto il piede, ma se hai un buon piede forte utilizza da subito questa, altrimenti una pallina di quelle mezze colorate che sono più morbide e quindi più confortevoli per questo tipo di automassaggio. Rimani su questo video fino alla fine perché imparerai le tecniche principali per massaggiarti il piede, per aprire il piede e per avere fondamentalmente un piede sano per tutta la vita. Sono automassaggi semplici, efficaci e veloci. Iscriviti a questo canale, io sono Matteo Sabattini e ti do il benvenuto in questo video di automassaggio con la pallina da tennis. Prima di iniziare questo magnifico tutorial sull'automassaggio plantare con la pallina da tennis, ti devo dire quando fare questo esercizio. Beh, se hai problemi ai piedi, chiedi subito al tuo fisioterapista o a chi ti sta seguendo per sapere se puoi svolgere effettivamente questo tipo di automassaggio. Se non hai nessun tipo di problema e ti vuoi mantenere il piede sano per tutta la tua vita, questi esercizi sono ottimi da fare la mattina appena svegli e ti cambieranno la vita farli la mattina appena svegli, perché aprirai i tuoi piedi, li renderai molto più flessibili e molto più forti. Se non puoi farli la mattina, opta per farlo al ritorno, quando torni a casa dal lavoro, per esempio, quando torni a casa dall'università, dagli studi, comunque serale, perché è un ottimo decontratturante e scoprirai che se hai qualche dolore alla spalla, al collo, alla schiena, con questi esercizi andrai benissimo. Per cui sono ottimi da fare tutti i giorni o al momento del bisogno. Ora prendi la tua pallina che iniziamo. Nella prima parte di questo video mi vedrai nella stazione retta, quindi dai in piedi, e vedrai nelle varie angolature la posizione anatomica da tenere con la pallina. Nella seconda parte di questo video ripeteremo gli esercizi velocemente col focus proprio sul piede. Buon inizio. Posizione è come la posizione del Qigong, quindi la posizione dell'uomo libero, una posizione perfetta. Tutte le volte che io farò nelle tre posizioni che vi insegno oggi la pallina, avrò questa posizione qua. Per cui non dovrò mai uscire da questo quadrato che forma i miei piedi. Quindi prenderò questa dimensione, ci metterò la pallina sotto la pianta del piede nel centro, avrò un ginocchio steso che è quello della gamba senza la pallina, e già qui iniziano i guai, perché insomma questo ginocchio è piegato, come potete ben notare, sta ricevendo la pallina, inspiro, ed espirando schiaccio il ginocchio fino a giù e mi metto, tra virgolette, dritto. Quindi inspiro, il peso viene preso dall'altra gamba, il ginocchio si piega, ed espiro fuori. Lo facciamo per 8 volte, quindi ancora. Inspiro e... Il nostro focus in questo modo, in questo momento, se è possibile, sarebbe quello di far toccare tallone e punta dei piedi e quindi di formare questa arcata del piede. Faccio vedere dal lato, quindi inspiro ed espiro. Il tallone e la punta toccano. Inspiro ed espiro giù. Inspiro ed espiro giù. Ancora un altro, inspiro ed espiro giù. Se vi viene caldo è un buon segno. E stop. Semplicemente lascio e appoggio il piede. Questo è un momento importante perché è l'ascolto di quello che avete fatto e potete già apprezzare una lieve differenza tra un piede che ha fatto il lavoro e il piede che non l'ha fatto. Quindi vado, ricerco, riposiziono. All'inizio posso guardarmi e vado semplicemente a inspirare e ad espirare. Quindi inspiro, porti, ed espiro. Fai proprio sprofondare e abbandona il piede. Tacco, punta che vanno a terra. Faccio sempre vedere anche di lato.
Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Voi state controllando attraverso il vostro piede questa pallina e state proprio lavorando sull'arcata del piede. È bellissimo perché dopo un po' questo piede diventa proprio largo, ampio. Fate l'ultimo. E ci fermiamo. Ritorniamo ovviamente centrali e abbiamo la sensazione del piede. Ora il piede è veramente aperto, da qui si dovrebbe iniziare a fare il Qigong o lo yoga con questo lavoro qua. Quindi qui ci sono insegnanti di yoga, possono prendere questo esercizio per le pratiche, per iniziare. Secondo esercizio, io lo chiamo il tergicristallo perché faccio nella postura che abbiamo, perno sul tallone, quindi il tallone appoggia a terra. Il piede nella zona riflessa del plesso solare, barra diaframma, barra polmone, dipende da quanto abbiamo grande il piede. Riceve la pallina al centro e stando fermi, sono movimenti molto piccoli e di controllo, ad alcuni sguillerà via la pallina, inizio a controllare e a portare la pallina da sotto il primo dito, dalla nocetta, fino al quinto metatarso e vado a fare questo lavoro, ed è un lavoro che voi sentite sull'anca, sulla testa del femore, sul trocantere, molto bello questo lavoro. Quando sentite che la pallina vi vola via, vi scappa, se vi scappa, lascio, abbandono e riposiziono, ritorno e rinizio. Piano piano prenderete dimestichezza con questa dimensione, molto bella, e dovete sentirla fino a su. Se vi mettete una manina sull'anca, sentirete in chiusura, quando faccio questo movimento a chiudere internamente, che lavora. Non compensare con le spalle, lavoro sull'articolazione. Se vi fa caldo è un buon segno. Stop, lascio, semplicemente mi faccio il passaggio e appoggio il piede e lo sento, inizio a sentire come sta iniziando a lavorare. Prendo appoggio, ho la dimensione, sono centrale, le mani possono stare ai fianchi, basse come nel Qigong, dietro, come volete, e iniziare. Roteare non tanto sulle dita, ma ripeto, sulla zona lineare del diaframma, del plesso solare, del polmone, cercando di andare a controllare. La mano può venire sull'anca e a sentire ovviamente la mobilizzazione che si crea. Quindi ci respiro, tre lunghi respiri che andiamo a chiudere. Sono piccoli movimenti ma molto belli, molto utili. E stop, la palla viene al centro e appoggio il piede. E sento come il piede è bello aperto. Adesso abbiamo il pompaggio sul tallone. Okay? Quindi prenderò la stessa dimensione, mi porto la postura, mi porto la postura, me la correggo eventualmente, la linea dei piedi e la linea dei piedi. Non andarmi con un piede fuori, con un piede di là, cerchiamo di mantenerci il più possibile. Il ginocchio è piegato, è come avere un tacco e spingi, quindi questa gamba è dritta e questa espirando. E inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Dritti, rimanete consapevoli sull'addominale, sulla gamba, sul quadricipite che diventa bello tonico. E andiamo proprio ad aprire questo tallone, sede appunto della nostra energia yin, quindi il nostro sangue. Facciamo ancora un paio. E la pallina centrale, appoggio e sentite. Ah, che bella sensazione del tallone, eh? Sentite come apparentemente in una zona più rigida, quando io lavoro, si sente molto di più rispetto al davanti, per esempio. Quindi riprendo,
Prendo la posizione, gamba stesa, gamba piegata che riceve la pallina, inspiro, piego, espiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, ancora. Posso anche eventualmente chiudere gli occhi, tanto qui non va via la pallina. Stringi il ginocchio, crea tensione, quadricipite che si indurisce quando fa il lavoro e lo ammorbidisco nell'inspiro. E senti proprio come questo tallone adesso si sta aprendo. Il tallone, il calcagno, riceve un bel po' di peso, eh? Lascio la posizione, appoggio e sentite il radicamento. Se voi prendete la posizione dell'uomo libero adesso, quindi piegate un po' le ginocchia, fluttuate sul bacino, aprite un pochino, o che fai la posizione dell'uomo libero, o che fai Tadasana, che ne so, dello yoga, insomma, che fai qualsiasi cosa, è una posizione molto, molto più radicante e che ti consente lo studio dell'equilibrio, semplicemente con questi tre piccoli esercizi che adesso ripeteremo oltretutto. Ok, di nuovo, quindi postura, un'altra volta ci mettiamo in postura, centrali, belli, centrali, e andiamo a caricare una gamba stesa, l'altra metà, quindi fuori l'aria schiaccio, schiena dritta, siamo belli attivi, fuori l'aria, e lo facciamo per 8 volte sempre, quindi 4, 5, 6, 7, 8. Semplicemente lascio, e adesso con la seconda esecuzione si sente molto meglio, prendo, carico bene e via per 8. Cercate la postura, non andate fuori postura. Piede ti è andato proprio via, devi metterti in asse. Mettiti in asse. Prima di fare la pallina, mettiti in asse i piedi. Ti sono andati via i piedi. No, non sei in equilibrio per niente. Hai un piede dietro e hai un piede avanti. Mettiti proprio in equilibrio e vai a cercare la pallina. Ok, lascio. Tergicristallo. Postura sempre. Linea delle dita, linea dei talloni. Controllo. Siamo sotto alla zona metatarsale, quindi via, basta pochissime esecuzioni. Se vi scappa, io lo faccio sempre rivedere, se vi scappa ve la rimettete a posto e riniziate. Ok, sembra che lavori poi solo quella che ha la pallina, ma in realtà per stabilizzare l'altra gamba sta lavorando, quindi certo, quindi via, tergicristallo, belli attivi, stabilizza e lavora. Se hai bisogno di consapevolezza tocca l'anca, perché è lì che deve arrivare fondamentalmente il lavoro. Passa dal ginocchio, caviglia, ginocchio, anche. Apri bene, 2, 1, passate la pallina, e stop. Cambio, vado semplicemente a metterla sotto il tallone, rimetto la postura corretta. E quando ci sono, fuori l'aria schiaccio. Inspiro, fuori l'aria, 2, 3,
Cambio. Fondamentalmente è il piede che sta vedendo la pallina, quindi posso anche smettere di guardare con gli occhi. Riprendo e vado a premere e a trovare la dimensione del tallone. Lasciamo e finalmente nella seconda esecuzione sentiamo veramente un piede come dovrebbe essere, un piede usato, lavorato in maniera corretta, con l'apertura giusta, con le ginocchia nella modalità giusta, con l'anca che ha lavorato, che è calda, il ginocchio che è calda, la caviglia è calda. Perfetto, ciapa su e porta a casa. Grazie per aver praticato assieme a me. Condividi questo video, lascia un mi piace e iscriviti a questo canale. Troverai tantissimi altri video inerenti alla naturopatia, alla medicina cinese e allo yoga. Buona pratica e grazie.